Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. La Cultiva, una società agricola consortile a responsabilità limitata con sede a Taglio di Po, ha annunciato la sua chiusura, provocando il licenziamento di circa 60 dipendenti, principalmente donne. Questa decisione naturalmente ha generato un forte sconcerto nella comunità locale e ha spinto i sindacati a proclamare uno sciopero e a dichiarare lo stato di agitazione. I rappresentanti delle tre principali organizzazioni sindacali hanno definito questa chiusura come un colpo mortale per il territorio. Enrico, dipendente della Cultiva, quarta gamma, che è appunto l'azienda che viene interessata da questa chiusura o quantomeno da questo grossissimo problema. Ve l'aspettavate voi dipendenti? La quarta gamma è sempre stato un ramo che non dico problematico, però che aveva dei problemi rispetto agli altri rami dell'azienda, però un fulmine a ciel sereno così dalla sera alla mattina, diciamo che era inaspettato, ecco, non era... E spiegami, scusa, la quarta gamma in cosa consiste? La quarta gamma è la produzione di verdura lavata pronta al consumo, quindi i sacchetti di insalata che si trovano nei supermercati, quelli pronti all'uso già lavati. Mentre le altre parti che vengono prodotte qua? L'altra parte è la prima gamma, che hanno detto che rimane aperto, è il prodotto fresco, che rimane a quanto detto attivo. E quindi quanti dipendenti sareste coinvolti come quarta gamma? Quarta gamma saremo sulla quarantina di dipendenti, dopo però bisogna contare anche gli impiegatizi e tutto, quindi un numero preciso stimato sarà tra i 40 e i 60, ecco. Cosa implicherà per Taglio di Po la chiusura di questa azienda, o perlomeno la chiusura di un ramo di questa azienda? Beh, diciamo che noi siamo molto preoccupati, principalmente per i dipendenti. Difatti siamo venuti qua anche per capire la situazione, per esprimere anche la nostra vicinanza agli operatori di questo settore, lavoratrici e lavoratori. E adesso bisognerà capire effettivamente le conseguenze. Sapevamo già da qualche mese, insomma, che c'erano crisi, perché insomma si parla con le persone, si incontrano anche persone che lavorano e si chiede come va, per cui insomma si capisce anche la situazione generale. La cosa era molto, come dire, non chiara e molto vaga, e dopodiché secondo me l'amministrazione deve fare, come dire, fare una sorta di mediazione, parlare anche con i proprietari, capire cosa sta succedendo, insomma entrare esattamente in realtà, perché l'azienda è insediata in un territorio comunale, sta sfruttando infrastrutture comunali, sta sfruttando un territorio e sta sfruttando anche i lavoratori.